lunedì della quarta settimana del Quaresma, la settimana della gioia, perché il Signore sta per venire su di noi, sta per fare Pasqua nella nostra vita, nella tua vita, nella tua vita. Perciò la parola che ci ha aperto la settimana è questa di, di scoprire che cosa ti rattrista, che cosa mette la tua storia al buio, per aiutarci. Continua il profeta Isaia a regalarci una parola, questa volta al capitolo 65. Io sempre, raccomando, prendi la Bibbia, vai tuffati piano piano e vedrai come sempre tutta questa parola è una lettera di amore per te e per me, perché Dio ci ama tanto, che ci parla attraverso essa. Ascoltiamo. Così dice il Signore. Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a cento anni, e chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne che ne mangeranno il frutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guardate che la profezia è un po' particolare, ti sei accorto, perché sta parlando come se fosse tutto una un tornare a, 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 alla terra, no? cioè come se fosse la vita eterna, una, come che Dio farà una distribuzione di terra e, e sarà una nuova creazione come eh, mh, ai tempi prima del diluvio, cioè quando la gente viveva tantissimi anni. Il senso è questo, il profeta Isaia sempre in una eh, forma di predicazione profetica, ma anche entusiasta, perché deve stimolare, illuminato dallo Spirito Santo, a questi che ricevono la profezia di voler, di voler desiderare entrare alla vita eterna, di voler desiderare entrare a questa nuova terra. Perciò dice io farò nuove cieli nuovi, la terra nuova, cioè praticamente tutta la creazione. Guardate che a me mi fa ricordare come nella giornata mondiale della gioventù a Toronto Papa San Giovanni Paolo II, negli ultimi momenti della sua vita, e con tantissime debolezze, lui proclamò davanti a noi, tantissimi giovani da. Questa parola, io faccio nuove tutte le cose. Certo in noi palpitava il cuore che batteva forte sentendo un papa, un uomo che stava lì nella sede oradelle, che le cadeva la bava sul fianco, centinaia, migliaia di, di persone in un silenzio perché si ascoltava la parola sua. Ecco la parola del profeta del che annuncia. E lui là, davanti a tutte le difficoltà della Chiesa, perché in quel momento c'erano scandali con eh, eh, i discepoli di Gesù Cristo, i ministri, nonostante questo, Giovanni Paolo proclamò questo. E noi abbiamo capito che era la nostra storia di cui parlavo, ed è la tua storia di cui parla. Non è importante vivere Cento anni, 200 anni, se no come li vivi, come li vivi? Se tu lo vivi nella pienezza e nelle opere di carità, manifestando, dandoti all'altro, cioè la giornata diventa eterna, diventa piena, no? Però quando tu non fai niente, quasi quasi come che sei stanco di non fare assolutamente, di che sei stanco? Boh, non lo so, non ho fatto niente, ma nemmeno per l'altro, non hai fatto nemmeno per te. Cioè, è la, è, la, è la profondità della miseria personale, è guardarsi a se stessi, guardare il proprio ombelico, guardarsi a sé. Perciò la profezia di Isaia è per tutti quelli che seguono, che aspettano, che hanno la speranza, che non l'hanno perso, quelli che, che piangono come il Salmo 136 o 137 della domenica che parlava di questo di questo desiderio di tornare a, a Gerusalemme e piangere la mancanza di essere lontano dal Tempio, perché il Tempio è stato saccheggiato. Sperimentare questo, che una parte di te ti sta mancando. Ed è questa di Dio che te la riempirà, ma non te la può riempire in questa terra. Ecco il punto. Perciò fabbricheranno dice, case e le abiteranno. E, e pianteranno e eppure raccoglieranno e mangeranno il frutto perché le sta parlando a un popolo dove l'ingiustizia era, era, era la respirazione quotidiana dove eh, si saccheggiava, si abusava l'uno l'altro. Ecco perché c'è bisogno che il Signore faccia nuovo tutte le cose. Deve fare nuova la tua vita, ma non per tornare, perché se noi credo che se noi nasciamo un'altra volta faremo gli stessi casini e tornare alla vita vera, quella in Cristo. Bellissima. Settimana della gioia perché il Signore sta annunciando la sua morte, ma soprattutto la sua risurrezione. L'etare settimana della gioia.